Bella a tutti voi ragazze e ragazzi del vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi è un video della playlist dei misteri irrisolti e non andremo a parlare di un vero e proprio mistero, bensì ma di una creatura. Non si sa l'origine, se esiste veramente questa creatura oppure no. E alcune prove sembrerebbero dimostrare che questa creatura non esiste, ma sia solo una leggenda. E appunto, ecco, in questo video ne andremo a parlare. La creatura in questione è lo Yeti, che si troverebbe in teoria sul Monte Everest o comunque generalmente sulla catena montuosa dell'Himalaya. E quindi buona visione a questo video. Lo Yeti è una creatura leggendaria che fa parte della cultura e delle credenze popolari delle popolazioni locali dell'Himalaya, entrata ormai anche nell'immaginario collettivo della cultura mondiale, conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, termine originato da un'errata traduzione giornalistica dell'espressione in lingua nepalese Meto Gangmi, letteralmente uomo orso delle nevi. Il termine Yeti deriva invece da Yete, che viene tradotto come quella cosa là, o uomo delle rocce, espressione tipica usata dagli Sherpa per indicare la mitica creatura. Già nel 1407 il bavarese Johann Schiltberg, secondo i resoconti di viaggio, avrebbe riferito dell'esistenza di creature umanoidi completamente ricoperte di peli, tranne che sul volto e le mani, sulla catena degli Altai, presso i confini occidentali della Mongolia. Il primo a riferire dell'esistenza di una creatura pelosa e senza coda, simile ad un uomo, è stato Hodgson, magistrato britannico, in Nepal, dal 1820 al 1843. Le prime impronte dello Yeti furono scoperte in Tibet, dal maggiore Waddell, nel 1889, a più di 5.000 metri di quota. Nel corso del XIX secolo si trova anche qualche riferimento a questo essere semiumano, anche scritti ufficiali inglesi, residenti nella regione dell'Himalaya. Il 22 settembre 1921, il tenente colonnello Howard Bury, mentre stava tentando la scalata dell'Everest, percorrendo il sentiero che da Karta porta all'Alpkalam, vide attraverso il suo binocolo, su un piano innevato sovrastante, una figura scura dalle sembianze vagamente umane. Quando raggiunse il posto a 7.000 metri, notò che nella neve impronte di piedi nudi dalla forma umana. La notizia raggiunse il mondo civilizzato e diede vita al moderno mito dell'abominevole uomo nelle nevi. Nel 1925, nella regione degli Eceu Zemu, ad un'altitudine di circa 4.500 metri, fotografo greco della Royal Geographical Society di Londra,
Vidi una creatura in movimento circa 300 metri più in basso. Essa scomparve prima che tombarsi e potesse preparare la macchina fotografica, ma raggiungendo il ghiacciaio Melung sull'Himalaya, essa scomparve prima che tombarsi e potesse preparare la macchina fotografica, ma scendendo ne rinvenne le impronte. L'8 novembre 1951. Alle ore 16 in punto, mentre stavano raggiungendo il ghiacciaio Melung sull'Himalaya, gli alpinisti inglesi Shipton e Ward e lo Sherpa Tenzing, a 6.000 metri, notarono una serie di impronte molto chiare a sud-ovest del passo di Melung Tse. Seguirono la pista per circa 1.600 metri, ma dovettero desistere quando questa giunse in prossimità di un crepaccio. Impossibilitati a seguire la misteriosa creatura, fotografarono l'impronta di un piede umanoide con 5 dita e misurava 33 per 20 centimetri. Le impronte erano presenti anche dall'altra parte del crepaccio. Dove le orme attraversarono il crepaccio era perfettamente visibile il punto in cui la creatura aveva saltato e usato le sue dita per assicurarsi la presa sulla neve del ciglio opposto. Nel 1957 la spedizione in Nepal del miliardario e criptozoologo statunitense Tom Slick non approdò a nessuna scoperta, ma constatò che i nativi sapevano benissimo distinguere un orso o un entello da uno yeti. Nel 1953 Lord John Hunt, capo della fortunata spedizione di Edmund Hillary, vide una lunga serie di impronte nei pressi del passo Zemo. Inizialmente pensò che fossero state lasciate dai membri di una spedizione tedesca, i quali successivamente negarono di essere stati in quella zona. Il 19 marzo 1954 il Daily Mail pubblicò un articolo che descriveva una spedizione intenta a ottenere campioni dei peli di uno scalpo trovato nel monastero di Pangbosha. I peli analizzati dal professor Frederick Wood Jones, un esperto di antropologia e anatomia comparata. La ricerca consisteva nel prendere delle microfotografie dei peli e metterle a confronto con peli di animali noti come orsi e oranghi. Il professore Wood Jones concluse che i peli dello scalpo di Pangbosha non provenivano da uno scalpo. Egli sostenne che, al contrario degli animali, che hanno una cresta dei peli che si estende dalla testa alla schiena, la reliquia aveva una cresta che si estendeva dalla base della fronte e terminava presso la nuca. I peli variavano dal nero scuro al marrone scuro, sotto una luce fioca fino al rosso alla luce del sole. Nel corso dello studio i peli furono sbiancati, tagliati in sezioni e analizzati al microscopio, ma Woods Jones non riuscì a individuare l'animale a cui apparteneva lo scalpo. Tuttavia, si convinse che i capelli non appartenevano a un orso a una scimmia antropoide. Egli inoltre ipotizzò che la seconda spedizione Slick nel 1959 trovò quelli che si ritennero degli escrementi dello Yeti con attinenti parassiti sconosciuti, e scoprì nel monastero buddista di Tengbosha in Nepal una mano disseccata attribuita da uno dei monaci allo Yeti. Il dito della mano fu trafugato e inviato a Londra, dove il reperto fu esaminato e classificato come appartenente a un primate di specie sconosciuta. La spedizione registrò anche la notizia che esistevano copricapi fatti di pelle dello Yeti, ma fu soltanto l'anno seguente che la spedizione in Nepal di Edmund Hillary trovò nel monastero buddista di Kumjung uno di questi copricalpi, e
che poi risultò fatto con la pelle di un raro animale locale, simile a una capra. Nel 1986 lo scalatore Messner avvistò in una regione del Tibet orientale uno Yeti, che descrisse come un orso delle nevi, ritto sulle zampe posteriori in posizione bipede, che guardava nella sua direzione e che iniziò a fischiare per minacciarlo. Nel marzo 1986, l'esploratore Anthony Woodridge avvistò e fotografò un presunto Yeti nell'India settentrionale a una distanza di 150 metri. Secondo molti, si tratterebbe però soltanto di una roccia simile a quella retrostante, di forma vagamente antropomorfa. Nel 1991 alcuni ladri asportarono al monastero di Panchbok i resti della cosiddetta mano dello Yeti. Nel 1992, invece, il programma televisivo Unsolved Mysteries appurò che nel 1959 alcuni frammenti di quella mano erano stati inviati per analisi, oltre che a Londra, dall'antropologo George Agogino, che non aveva mai pubblicato i risultati. Gli organizzatori del programma lo rintracciarono ancora in possesso dei campioni di pelle che, nuovamente analizzati in laboratorio biomedico dell'Università della California, risultarono simili all'epidermide umana, ma non appartenenti a esseri umani. Durante lo spettacolo Paranormal Borderland della Paramount, svoltosi dal 12 marzo al 6 agosto 1996, venne presentato un video noto come The Snow Walker, in cui un probabile Yeti arrancava nella neve. In seguito scoprì che il video fu creato dai produttori nel tentativo di ingannare il pubblico. La Fox utilizzò il video nel programma World's Greatest Hoaxes. Il 21 ottobre del 98 lo scalatore americano Craig Kalonica disse aver visto, il 17 ottobre, di ritorno all'Everest, due creature che camminavano insieme in posizione eretta. La mia opinione è che ho visto qualcosa, e quel qualcosa non era un uomo, non era un gorilla, non era un orso, non era una capra, non era neanche un cervo. I piedi non fossero della testa dell'animale. Nella primavera del 2001, sulla corteccia di un albero di Bhutan, lo zoologo Rob McCullough e la sua squadra trovarono due piedi alquanto misteriosi. Inviati alla Oxford University, venne analizzati da Brian Sykes, uno dei più grandi esperti al mondo di analisi del DNA. Le analisi dimostrarono che il materiale non apparteneva a nessuna specie conosciuta, e che somigliava ai piedi trovati da Edmund Hillary sull'Himalaya mezzo secolo prima. Ulteriori analisi, i cui risultati vennero confermati solo in seguito ai precedenti comunicati stampa, confermarono definitivamente che in realtà i piedi appartenevano ad un orso bruno e ad un orso tibetano. Nel 2003, sulle montagne siberiane dell'Altai, Semenov ritrovò un arto che, secondo alcuni esperti, non è riconducibile a nessun animale noto. All'inizio del dicembre 2007, il presentatore e l'esploratore statunitense Josh Gates, con la propria squadra, trovò tre orme considerate compatibili con quello dello Yeti sulla sponda del fiume Manju, a 2850 metri di altezza. Il 20 ottobre 2008 alcuni scalatori giapponesi di ritorno all'arrampicata nel Nepal occidentale dissero di aver trovato sulla neve delle orme forse riconoscibili allo Yeti. Yagihara, membro del progetto Yeti Giappone, spiegò di aver visto e fotografato tre impronte di piedi che somigliavano a quelle di un essere umano sulla montagna di Dualgiri, nel Nepal occidentale.
un'altitudine di circa 4.800 metri. Essi aggiunsero che le orme non erano riconducibili a quelle dei orsi, cervi e capre delle nevi. Il 17 ottobre 2013, gli scienziati, confrontando il DNA di alcuni peli, presumibilmente appartenenti allo Yeti, con quello di un orso polare, hanno stabilito che la creatura leggendaria coinciderebbe in realtà con una sottospecie ibrida dell'orso. Lo Yeti viene descritto come un grosso animale, con analogie con le scimmie, che vive sull'Everest o comunque su nell'Himalaya. Si tratterebbe di un essere altezza compresa tra 1,80 e 2,40 metri per le femmine e dai 2,30 ai 3,15 metri per i maschi, ricoperto di una folta pelliccia bianca o argentata. Avrebbe una lunga capigliatura e braccia lunghe fino alle ginocchia. Gli abitanti del Tibet ipotizzano l'esistenza di due tipi di yeti: il zute, che significa cosa grossa, più alto fino ai 3,15 metri di altezza, e il mete, di altezza più ridotta. Lo Yeti ha analogie con altre creature leggendarie in altre parti del mondo. Nella regione caucasica e nella vasta fascia che va dal Pamir attraverso l'Asia centrale, la Mongolia, fino alla Siberia orientale, viverebbe Alma. Sulle montagne della Cina centrale, in Indocina e in Malasia, si nasconderebbe lo Xueren, o uomo selvaggio. Negli altipiani della Russia, il Ciuciuna, che nel nord-ovest americano, tra le montagne rocciose e il Pacifico, si dice vivrebbe il Bigfoot. Sono state condotte ricerche scientifiche per dimostrare se le leggende avessero o meno un fondamento, ma dal primo presunto avvistamento effettuato dal colonnello britannico Waddell nel 1889, a una quota di 5.000 metri di altezza, alla frontiera tra Nepal, Tibet e Bhutan, sono state avvistate e fotografate solo impronte, con l'eccezione di scalpi e pellicce rinvenuti e conservati come reliquie da alcuni monaci, che si sono rivelati poi appartenere a specie di animali note. Nel 1980, Meng Qigbao ha avvistato migliaia di impronte di cui ha riportato alcuni calchi della lunghezza di 46 cm, di forma e dimensioni dissimili da quelle della fauna circostante conosciuta, oltre ad alcuni peli. Si ipotizzano che appartengano ad un discendente del Gigantopiteco, vissuto nel tardo Pliocene, ridotto estinto, ma di cui potrebbero essere rimasti in vita esemplari isolati, cosiddetta specie Lazzaro. Non è mai stato rinvenuto alcun reperto osseo riconoscibile direttamente alla leggendaria creatura. Se quello che viene indicato come Yeti sia discendente di qualche creatura preumanoide, o invece nient'altro che qualche animale peloso in grado di assumere una postura eretta, non è dato da sapere allo stato attuale delle conoscenze. Di certo è noto che le popolazioni himalayane considerano Yeti una creatura della fauna locale che vive sulle più alte cime e si avventura fra la neve alla ricerca di muschio salato e di licheni. L'alpinista